Ciao a tutti, allora oggi vi mostro come creare una crema Visual Q10, quindi anti-età e ringiovanente. Vi mostro gli ingredienti così iniziamo a fare la crema. Allora, per prima cosa io ho pesato l'acqua demineralizzata dove ho spolverizzato il Carbopal Ultra 21. Adesso andiamo a prendere la nostra bilancina e andiamo a pesare la nostra acqua aromatica alla camomilla. Come vi ho detto anche nel precedente video, potete utilizzare anche altri tipi di acque aromatiche o anche gli infusi. Andare la glicerina. Andiamo a misurare la xantana. Ok, prendiamo quindi la glicerina, con lo stesso metodo della scorsa volta andiamo a spolverizzare un poco alla volta la xantana nella glicerina e mescoliamo. Adesso nell'acqua aromatica alla camomilla andrò a sciogliere la caffeina. Adesso prendiamo il gel con la glicerina e andiamo ad unire l'acqua con l'acqua aromatica alla camomilla piano un po' alla volta con la caffeina all'interno. Ok, una volta che la nostra crema si sarà raffreddata, procediamo con la nostra fase C, quindi andiamo adesso a misurare i nostri oli dove andremo a sciogliere all'interno il coenzima Q10. Prendiamo la nostra crema e andiamo a inserirci dentro appunto gli oli con il Q10. Qua alla volta giriamo. Adesso andiamo ad aggiungere l'acido ialuronico. Prima, se volete, potete aggiungere un po' di elastina. Ok, quindi ho aggiunto la fragranza cosmetica Agave, questa l'ho acquistata su Biave. Vado a mettere un pochino di colorante cosmetico giallo per attutire un po' il colore arranciato dell'olio di carota. Eccoci qua, questo è il risultato, eccola, non so se la riuscite a vedere, è rimasta comunque aranciata, ma questo è l'olio di carota che fa questo, dà comunque questo effetto qua. E niente, io spero che questa ricetta vi piaccia, spero che vi troverete bene, fatemelo sapere, io vi farò sapere anche come si troverà questa signora, insomma, che mi ha chiesto di farle una crema anti-age. È molto potente perché abbiamo l'elastina, l'olio di carota, il Q10, l'acido ialuronico, insomma è una crema carica. E niente, vabbè, io vi ringrazio per aver seguito il video, non guardate il mio smalto, è da rimettere, e vi do appuntamento al prossimo video. Un bacio, ciao!